Bene, allora do inizio alla trasmissione e dunque vediamo un po'. Ecco, scusate. Allora, questa sera abbiamo, io dico proprio l'onore di parlare di una splendida avventura, come abbiamo scritto sulle mail di invito. Parleremo di Towns of Italy, con la presenza di Luca Perfetto, che è il fondatore e l'amministratore delegato o CEO, come si dice meglio verso il mondo inglese. Insieme a Luca è presente anche Simone Tani, che è il responsabile dell'Academy di Towns of Italy. Ora io sono qui per facilitare un po' di intervista. Noi abbiamo preparato, come capirete, un minimo di traccia narrativa. Però quando si dice la splendida avventura, è chiaro che un'avventura ha una visione di qualcuno che di notte si è sognato qualche cosa che non esiste. Poi si è messo a farla e quando si fa una cosa nuova e impegnativa come quella che sentiremo stasera, si scopre che è molto difficile, per cui l'imprenditore deve superare ostacoli a volte che sembrano insuperabili. Poi, nel caso per fortuna di cui stiamo parlando, si è arrivati ad avere successo in una prima formula e adesso addirittura essere su tutto il territorio nazionale. Allora, io ho riassunto un processo, diciamo, di successo e ho piacere appunto di dire che questo è accaduto, sta accadendo e accadrà sempre di più per Towns of Italy. Non ho tante altre cose da dire, ma chiedo proprio a Luca Perfetto gli do la parola e chiedo a Luca di raccontarci questa avventura proprio dagli albori, perché chi ascolta non solo saprà cosa succede oggi e forse domani, ma avrà, come dire, l'intrigo, l'emozione di rivivere una storia e ciascuno di voi che ascoltate spero che prenderà coraggio per provarci anche lui, perché l'Italia ha bisogno di queste storie di successo. Allora, intanto grazie a tutti quelli che sono intervenuti, che stanno partecipando. Ringrazio Luca e gli do la parola per poter sentire questa splendida avventura. Grazie Maurizio dell'invito, è veramente un piacere essere qui, grazie a tutti di essersi collegati. Mi sentite bene? Sì? Sì, benissimo. Bene. Allora, mi hai fatto una presentazione che ora ha creato un sacco di aspettative qua. Beh, no, sono molto felice di essere qui a raccontare la mia storia. Ora, seguendo, diciamo, il tuo fil rouge e tenendo la cosa in maniera pragmatica ma anche un po' romantica. Questa è una storia che parte circa 20 anni fa, nel 2006. In realtà nasce ancora prima perché era un sogno ovviamente mio e dell'allora mio compagno di università, Urbano Brini, che dopo l'università ha preso la propria strada, io ho preso la mia. Abbiamo lavorato entrambi nel settore dell'hospitality. Nel 2006 ci siamo riconfrontati perché all'epoca io lavoravo all'Hotel Savoy a Firenze, ero appena rientrato dagli Stati Uniti, lui stava lavorando con un tour operator che lavorava tanto con la Scozia, con il Nord Europa. Parlando così, appunto, sognando assieme, pensammo di iniziare ad offrire una gamma di esperienze. E all'epoca già parlavamo di esperienze, e per visitare le destinazioni turistiche in maniera un po' diversa rispetto a quello che c'era all'epoca sul mercato. Stiamo parlando appunto di 18 anni fa e non so quanti di voi sono nel settore, interessati al settore dall'epoca o da prima, ma io che ho sempre fatto questo, studiato questo, lavorato da sempre nel mio settore, nel settore dell'hospitality, posso garantirvi che 18 anni fa l'offerta di visita delle destinazioni, quantomeno in Italia, era veramente limitata allo standard basico, tour guidato, tour dei musei, poco altro. Tant'è che noi con pochissimo in realtà, non è che ci siamo inventati chissà cosa, con pochissimo abbiamo, diciamo, cavalcato un'onda di successo e quella che era proprio una percezione di una grande richiesta di una tipologia diversa di attività per visitare Firenze.
All'epoca ci chiamavamo Florence Town, ancora la mia pancia su Zoom recita questo, non sono riuscito a cambiare. Adesso ci chiamiamo Towns of Italy. Da Florence Town a Towns of Italy Group c'è tutto un mondo e un'evoluzione che adesso vi racconterò in maniera molto semplice. Il nostro primo tour offerto a Firenze è stato un tour in bicicletta del centro, un tour guidato in bicicletta del centro. Qui una roba oggi banalissima, no? All'epoca, nel 2006, non stiamo parlando del 1980, nel 2006 noi eravamo il primo ed unico operatore ad offrire tour in bicicletta regolare del centro di Firenze. Dopo di questo, arrivarono i corsi di cucina, che sono stati e sono ancora oggi un must della nostra attività, un best seller. Dopo magari se interessa vi dico un pochino meglio, abbiamo iniziato a fare corsi di cucina regolari per turisti stranieri in format dalle 3 alle 5 ore, sempre garantiti giornalmente ed in pochissimo tempo, essendo gli unici all'epoca ad offrire questo tipo di attività, in pochissimo tempo abbiamo fatto abbiamo trovato un grande riscontro sul mercato. Siamo partiti da queste due attività con un po' di sicuramente diciamo col sogno, con l'entusiasmo, con la voglia di fare qualcosa di nuovo e di diverso e oggettivamente il momento era molto propizio perché da quel momento lì si è iniziato a parlare, non per merito nostro, per carità, ma ha iniziato a cambiare la percezione e la volontà del viaggiatore di essere molto più coinvolto sulle attività locali, di entrare a far parte della cultura in maniera diversa, di scoprire le destinazioni in maniera più interattiva, no? Di portarsi a casa qualcosa che non fosse semplicemente la foto, che poi è elemento importante della visita, ma è un elemento, non fosse semplicemente quella, ma fosse aver imparato qualcosa, no? Queste sono tutte tematiche che per noi sono sempre state, come dire, molto chiare, cioè ciò che noi volevamo offrire da subito era qualcosa che poi nel corso del tempo effettivamente è stato definito il turismo esperienziale. Turismo esperienziale che appunto per noi è sostanzialmente offrire la visita di destinazioni in maniera diversa. Salto brevemente al finale per completare quello che siamo oggi. Oggi siamo una realtà di oltre 10 sedi in Italia, 160 dipendenti direttamente assunti, abbiamo 4 scuole di cucina in tutta Italia, da Milano a Palermo, un'altra in apertura di 850 metri quadrati a Roma, che speriamo di aprire entro fine anno. Stiamo guardando anche altre destinazioni, abbiamo 4 linee di prodotto principale, ci siamo, diciamo, ampliati da un'offerta esperienziale che comunque conta oltre 100 esperienze giornalmente offerte in tutta Italia, direttamente prodotte, e fatturiamo diverse decine di milioni di euro. Siamo una realtà che ogni anno cresce di circa il 50% anno su anno e abbiamo al nostro interno dei fondi di investimento importanti che ci, come dire, garantiscono anche una crescita e uno sviluppo che va oltre il sogno iniziale, ma che è diventato sostanzialmente un piano, passatemi il termine, in questo settore mal si sposa la definizione, però un piano industriale di quello che è, diciamo, una crescita aziendale del nostro progetto. Questo perché soprattutto un fondo che ha creduto su di noi, che è Cassa Depositi e Prestiti, vuole in qualche modo utilizzare il modello di Towns of Italy per aiutare a sviluppare anche destinazioni un pochino meno conosciute o con grande potenzialità, turistica. Quindi noi stiamo iniziando a muoverci ben oltre le classiche Venezia, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Milano e Napoli e Costiera. E ci siamo dedicati molto, per esempio, quest'anno allo sviluppo della Sicilia, dove appunto dicevo abbiamo aperto una scuola di cucina a Palermo, un tourist hub, abbiamo delle attività su Palermo, dei tour guidati, abbiamo recentemente acquisito un piccolo tour operator che fa base a Messina, quindi abbiamo aperto delle attività su Messina, Taormina, stiamo facendo delle visite, stiamo offrendo anche dei tour guidati alle Eolie con un caicco di
di nostra proprietà, quindi ci stiamo allargando su tanti prodotti, tanti territori, tanti servizi e anche tanti mercati diversi. Questa è un po' la storia nel breve, o perlomeno spero di essere stato abbastanza breve e conciso. Maurizio, se vuoi, chiedimi pure qualcosa, altrimenti io non mi fermo. Aspetta, che non ti sentiamo, che non ti senti, che hai il microfono spento. Scusate che non volevo disturbare. Vai. Diciamo che quello che ci intrigherebbe sapere è proprio in pochi minuti, insomma, nella tua narrazione, sapere due cose. Intanto, le difficoltà che hai trovato all'inizio, che io penso che tu abbia trovato, perché queste attività non nascono facilmente, e in un secondo momento, se ci puoi far capire, al di là dell'offerta, che un po' già ci hai detto, qual è stata la strategia per conquistare il mercato e qual è il mercato a cui arrivate? Cioè, quindi, in buona sostanza, arrivando a parlare del marketing mix, il prodotto, magari ci racconti un po' di più, perché io so che avete una gamma di prodotti anche molto differenziato, per cui magari ci puoi raccontare. La promozione, ma il canale di vendita, che immagino che non sia, come si dice, scusate che qui è arrivata una cosa strana. Ecco, il canale di vendita che è molto interessante capire come ci siete arrivati agli albori, perché adesso avendo i fondi e probabilmente l'investimento commerciale immagino che avrà più agio, anche se anche arrivando ad oggi probabilmente avrete anche maturato delle strategie nuove. Quindi, riassumendo, un insight sulla storia degli inizi, perché la storia degli inizi è sempre quella, diciamo, che dà sugo, no? Perché se uno supera quel momento vuol dire che ha il coraggio e la capacità. E poi capire un po' la strategia promo commerciale, come si è evoluta dall'inizio e magari ad oggi. Devo dire che allora, inizialmente c'è da fare una premessa, secondo me, che è importante. Noi siamo partiti all'epoca con un sogno, come raccontavo prima, che era quello di diventare un operatore che offrisse, diciamo, un modo diverso di vedere le destinazioni, e avevamo da subito l'idea di comunque fare un progetto che non si limitasse a una semplice attività o una sola attività o una sola verticale. La nostra idea era comunque quella di creare un piccolo gruppo che potesse crescere nel corso del tempo e conquistare il mercato. Quindi siamo partiti da subito, all'epoca, con un piano industriale, come dicevo prima, che appunto 20 anni fa non aveva i fondi all'interno, quindi sì, reperire risorse era molto più difficile, ce le siamo, diciamo, costruite giorno per giorno. Però è tutto parte di un percorso di crescita che tolto il Covid, ovviamente, è sempre andato in maniera molto lineare, verso quello che era davvero il nostro sogno iniziale. Allora, cosa voglio dire con questo? Che noi siamo partiti ad offrire dei prodotti che non c'erano sul mercato, quindi un tema di unicità, di qualità e di autenticità. Questi sono elementi che per noi sono ricorrenti ancora oggi. Noi ci basiamo sostanzialmente sulla valorizzazione della cultura locale e la rendiamo fruibile in maniera quanto più innovativa possibile ad un pubblico principalmente anglofono. Questo è stato il nostro mercato di riferimento per tanti anni. Come ci siamo conquistati il mercato? Nel 2006 era facile, eravamo da soli, quindi diciamo che abbiamo giocato in maniera più semplice. Ora la sto semplificando, ma ovviamente le difficoltà di un imprenditore, probabilmente qui ce ne sono tanti che ci stanno guardando, non sono così banali, solo che ovviamente rimboccandosi le maniche, facendo tutto all'inizio, no? Tu ti compri la bicicletta, fai la guida o fai l'accompagnatore sulla bicicletta, porti a giro i clienti, fai il check-in, parli con le banche, vai a fare promozione negli alberghi, inizi a cercare canali distributivi. Quindi ti occupi della produzione, del prodotto, delle operations e del sales and marketing, della finanza, dell'amministrazione. È un lavoro difficilissimo, soprattutto all'inizio. Bisogna avere una grande dedizione, una grande passione e possibilmente avere qualcosa da offrire che veramente sia un po' diverso, perché questa è stata la cosa che veramente ci ha premiato all'inizio. Il tema di fare qualcosa con professionalità, con attenzione, con una qualità
veramente fosse diversa, piccoli gruppi che facevano un'esperienza magari di carattere innovativo rispetto a ciò che era offerto sul mercato, in qualche modo il mercato da solo ci ha premiato. Mi ricordo che tra le varie attività che noi facevamo c'era la visita del corridoio vasariano che per le guide qua presenti sapranno, una parte chiusa al pubblico degli Uffizi lo è stata per tanti anni, noi l'abbiamo aperto con piccoli gruppi sul concetto di charter ed era un investimento importantissimo perché si trattava comunque di aprire una parte degli Uffizi privatamente per poi andare a rivendere delle partecipazioni singole. E io e il mio socio, che siamo proprio partiti in stile garage, un po' sul modello americano, vivendo e lavorando assieme nello stesso appartamento, la mattina del venerdì, che era l'unico giorno in cui garantivamo le partenze del corridoio vasariano, ci svegliavamo e dicevamo: quante prenotazioni abbiamo oggi? Due, andiamo a chiamare gli alberghi, andiamo a cercare i clienti, perché altrimenti non copriamo nemmeno i costi. E quindi diciamo che con questo tipo di spirito, piano piano, grazie alla voglia di arrivare e grazie a dei prodotti che effettivamente non esistevano, piano piano su piazza prima si è sparsa la voce, poi stavano nascendo le piattaforme, quindi sono arrivate le grandi piattaforme commerciali, le OTAs, stava nascendo Viator, che sostanzialmente muoveva i primi passi in quel periodo in Italia e abbiamo avuto la fortuna poi appunto di trovarci in un momento in cui diciamo, loro stavano cercando prodotto, soprattutto Viator, come si autochiamano, che oggi è un colosso, uno dei principali OTA di esperienziale a livello mondiale. In quella fase lì stava appunto cercando prodotto. E figuratevi che noi abbiamo conosciuto uno dei fondatori di Viator, perché era la persona che poi si era staccata all'epoca dall'Australia. Stava in Europa e da sola andava a giro a cercare prodotto turistico da vendere sulla piattaforma in tutta Europa. Quindi non c'era un ufficio, c'era soltanto questa persona che poi insomma, è rimasta in ottimi rapporti con noi, tant'è che è venuta anche al mio matrimonio per dire qualche anno fa. Per cui siamo rimasti amici perché siamo, come dire, cresciuti assieme in quel momento lì in cui loro stavano iniziando a creare una distribuzione digitale delle esperienze turistiche che non esisteva. E noi stavamo iniziando a creare un prodotto diverso sui mercati. Quindi è stato difficile tenere assieme tutto, non disperdere l'attenzione sulla qualità e sui mercati. È stato un lavoro di 14-16 ore al giorno, 7 giorni su 7, per almeno 5-6 anni, devo dire. Ecco, quindi questo è stato. Fortunatamente avevo 26 anni quando sono partito, quindi l'età mi ha sicuramente aiutato. Adesso devo dire che il mercato competitivo è completamente cambiato. Noi nel corso degli anni siamo appunto cresciuti, ci siamo strutturati, adesso abbiamo 10 persone che si occupano di sales e marketing in azienda e dei milioni di budget che ogni anno spendiamo sulla promozione. I nostri canali distributivi oggi sono le piattaforme digitali, ma anche i nostri siti proprietari, ma anche la distribuzione tradizionale, quindi tour operator, grossisti, agenti di viaggio, sostanzialmente in tutto il mondo. Facciamo oltre 25 fiere turistiche ogni anno, presenziamo ogni anno in fiere dal Sud America all'Asia, abbiamo dei rappresentanti sui mercati di riferimento. Adesso il mercato, il nostro scenario competitivo è completamente cambiato rispetto all'epoca, però come hai sottolineato giustamente tu, nel momento in cui raggiungi una dimensione diversa, con dei fondi di investimento diversi, sicuramente è diverso. Non è più facile, non è che sia necessariamente più facile. È diverso. Adesso ci sono delle persone che si aspettano dei ritorni all'investimento, dei ritorni in termini di occupazione, tutta una serie di elementi ai quali dobbiamo. Adesso siamo un player che comunque non può prescindere dall'avere relazioni e rapporti anche con le istituzioni locali, sulle quali, perché noi arrivando sui territori siamo, come dire, presenti, impattanti, suscitiamo curiosità e in certi casi anche invidia, però creiamo posti di lavoro, quindi comunque le istituzioni ci guardano, ci ascoltano, stanno guardando un modello che è un unicum in Italia, perché ad oggi non esiste nessun tour operator che abbia, diciamo, creato un format e poi replicato su una moltitudine di destinazioni Eh sì, come. è proprio così perché effettivamente quello quando ci siamo trovati l'ultima volta, quello che mi ha stupito è la dimensione a cui siete arrivati, che penso sia unica in Italia, essendo voi focalizzati su un tema che è appunto il tema dell'experience.
correggimi se sbaglio, non penso che voi costruiate pacchetti turistici, o sì, non mi ricordo. Allora, noi oggi siamo, sostanzialmente abbiamo quattro business unit all'interno dell'azienda. Il core business, l'attività principale è quella della costruzione, della produzione di esperienze. Infatti ci definiamo experience makers. Ed è quella che traina anche il nostro posizionamento sui mercati. Oltre a questo, però, ci siamo diversificati in termini, diciamo, un pochino più orizzontali sul mercato incoming. Quindi abbiamo una divisione FIT che quindi organizza soggiorni in Italia to cure, quindi anche pacchetti turistici, sempre su mercati di riferimento principalmente internazionali, principalmente anglofoni. In modo particolare la nostra divisione Arno Travel è una divisione che si occupa di viaggi di lusso, quindi si rivolge a un target medio alto, alto, altissimo spendente, fino all'altissimo spendente, per i quali facciamo appunto pacchetti sostanzialmente, li prendiamo dal momento in cui arrivano in Italia, li lasciamo dal momento in cui partono e nel mezzo cerchiamo di combinare, tagliati sulle loro richieste, le loro aspettative, il maggior numero di esperienze di qualità possibili. Qui parliamo di un target molto diverso rispetto a quello di Towns of Italy, o perlomeno diverso rispetto a quello di Towns of Italy. A volte si toccano, ma parliamo di famiglie che magari vogliono fare visite private anche dei musei, esperienze straordinarie come ci è capitato di fare con magari Bocelli che privatamente canta una cena di queste persone. Quindi ci occupiamo anche di questo. Abbiamo poi un'altra division che è recentemente entrata in azienda perché all'inizio dell'anno abbiamo acquisito un ramo di azienda di un tour operator campano con sede a Pompei che si occupa principalmente di organizzare tour guidati multi-days, quindi escorted, in Italia, in tutte le principali destinazioni per un mercato giapponese, asiatico e medio orientale. Quindi con loro ci stiamo aprendo e a un prodotto di carattere diverso e a mercati diversi. Vorrei dire però che queste, diciamo, e poi all'atere abbiamo un piccolo albergo con un ristorante, ma questa è un'altra storia, diciamo, meno focalizzata rispetto al nostro tema. L'incoming, che è il nostro mercato di riferimento in generale e nel quale noi siamo riconosciuti per il tema esperienziale, è un mercato che ovviamente in Italia è un mercato molto importante, molto ampio, è un mercato piuttosto fluido. Cioè il fatto di essere dei produttori di esperienze, che cosa significa? Che abbiamo le nostre scuole di cucina, abbiamo biciclette, vespe, mezzi NCC, piccoli autobus da 20-25 posti, abbiamo tutta questa serie di attività, uffici informazione, punti di accoglienza personale in loco in tutta Italia e siamo l'unico tour operator in Italia ad avere questo. Ci permette di poter presidiare i territori in maniera diversa ed offrire anche magari visitatori più, passatemi il termine, standard, come possono essere quelli che fanno parte di un gruppo in visita escorted per un itinerario di 7 giorni, di poter arricchire questa serie di itinerari con delle esperienze e quindi trovare delle sinergie attraverso le nostre scuole di cucina, attraverso i nostri mezzi di trasporto, attraverso le nostre biciclette, attraverso il nostro centro acquisti per quello che è il mondo museale, per esempio, no? Che è un mondo che molti sapranno ha delle difficoltà non banali. E quindi troviamo delle sinergie sul mercato di lusso, sul mercato di massa, sul mercato del viaggiatore un pochino più consapevole e un pochino più alla ricerca dell'esperienza, che però si toccano anche se sono da mercati completamente diversi come mercati di provenienza e anche come posizionamento di prezzo molto diverso. Per cui la nostra Ecco, scusa expertise. se intervengo perché voglio provare a fare un attimo una sintesi di quello che ho capito, così vediamo se sono riuscito a come dire, identificare i punti salienti. Allora, tutto è partito da un grande sogno che tu hai avuto ancora mentre eri all'università con il tuo collega studente e avete cominciato con queste cose che oggi sarebbero molto semplici, ma all'epoca erano innovative. Se non ho capito male,
A chi le avete vendute? Tramite alberghi e l'accoglienza, ho capito male? Quindi All'inizio alberghi e poi piattaforme, siti internet e poi poi sono fiere. arrivate le piattaforme, le OTA, OTA come giustamente si dice in inglese, e successivamente tramite un crescente presidio delle fiere a livello mondiale sono arrivati gli operatori turistici, le agenzie, eccetera. Ho capito Corretto. bene fino a qui, tutto è giusto? Corretto. All'inizio focalizzati su Firenze, per cui avete macinato numeri significativi, appunto penso con pochissimi concorrenti, e qui arriviamo allo scatto che, anche qua correggimi se dico sbagliato, a un certo punto avete fatto il secondo sogno, cioè di replicare in tutta Italia, nelle 10 località di cui citavi prima, lo stesso format ed è nato Towns of Italy. Ecco, focalizziamoci un secondo su questo momento. Raccontaci più che la cosa tecnica, il tuo vissuto, cioè proprio, come dire, entriamo dentro le tue emozioni. Che cosa è successo? Perché hai fatto un salto di qualità, come dire, quantico, ma come dire, un salto alto, non è stata una cosa graduale, immagino. Cioè, arrivare a trovare finanziatori e in quanto tempo avete aperto questo scaling del modello? Eh sì, è un salto quantico con grandi difficoltà. In realtà noi nel 2019 abbiamo iniziato a pianificare l'espansione del modello che avevamo su Firenze che ci dava, diciamo, soddisfazione. E così come volevamo ormai 13 anni prima essere innovatori dal punto di vista di prodotto, abbiamo cercato di andare a rivolgersi a destinazioni che fossero meno battute. Quindi avevamo pianificato di aprire una scuola di cucina per stranieri a Milano, che tra le grandi destinazioni era quella dove c'era meno offerta turistica, perché Venezia e Roma comunque già nel 2019 erano molto ben presidiate da tutta un'offerta anche esperienziale che nel frattempo si era molto ben sviluppata. Quindi abbiamo pensato di andare lì. Abbiamo pianificato l'apertura della scuola di cucina il 1° di aprile 2020. Quindi a Milano. Buonaventura, Per buonaventura. cui diciamo che il timing non è stato esattamente quello perfetto. Cosa è successo? Ovviamente, come tutti quelli che all'epoca lavoravano nel nostro settore, e non solo, tutto fermo, ci siamo fermati e ci siamo fermati per circa 2 anni. Nel frattempo, ovviamente, avevamo comunque un'organizzazione che contava 50 persone, quindi cioè, non eravamo più piccoli, e avevamo il tema non banale di ritirare su dal post-pandemia tutta questa organizzazione, in più con il piano che già avevamo iniziato, sul quale avevamo investito, perché noi avevamo già la scuola pronta, quindi avevamo comprato le attrezzature, fatto la ristrutturazione anche su Milano e non era banale, non è banale aprire una scuola di cucina, soprattutto in un'altra destinazione che tu non presidi direttamente. Quindi, insomma, una serie di problematiche che post pandemia ci sono piombate sul tavolo, oltre a quelle normali della ripartenza del mercato, del capire come riuscire a ricostruire l'attività. In questa fase, attraverso un nostro cliente che è una OTA che si chiama Italy Experience, Italy XP, Saverio Castilletti, che nel frattempo aveva aperto, diciamo, un marketplace di rivendite di esperienze italiane nel mondo. Abbiamo deciso di darsi man forte e quindi unire le forze, mettere una distribuzione digitale più importante, una nostra expertise sulla creazione dei prodotti assieme ed andare con questo modello di scalabilità, prima su Milano, poi su altre destinazioni, a cercare qualcuno che credesse in questo progetto. Abbiamo avuto, come dire, la fortuna di incontrare principalmente Cassa Depositi e Prestiti e un altro fondo di private equity, che hanno creduto nel modello, nel progetto e hanno intravisto anche in questo modello la possibilità di valorizzare, una parte dei territori, appunto meno valorizzata, oltre le grandi destinazioni, e quindi hanno deciso di fare un investimento su di noi. È raccontata in maniera molto semplice, ma ci sono voluti 2 anni e mezzo dal primo contatto
al momento in cui abbiamo finalizzato l'investimento. Nel frattempo il mercato è ripartito, noi abbiamo con il solito entusiasmo e anche un po' di follia imprenditoriale continuato ad investire anche denari che non avevamo al momento a disposizione, ma credevamo talmente tanto nel nostro sogno, nel nostro progetto, che, come dire, è stato come ripartire da zero. Cioè, dopo la pandemia è stato di nuovo come ripartire da zero, su un'altra È scala. stato quasi come lascio raddoppia, cioè voi invece di lasciare avete raddoppiato o forse quadruplicato. Ma senti, una domanda personale. Allora, io ti conosco da qualche anno e ti ho sempre stimato, come si vede, persona brillante, serena, seria, professionale, cosa che non sempre si trova nel nostro panorama. Ti Per ringrazio, cui la stima è personalmente sono assolutamente anche molto reciproca. contento di averti conosciuto e ultimamente anche di cercare di vedere se possiamo collaborare in qualche ambito. Però, domanda molto stupidina se vuoi, qualche notte sei rimasto sveglio o c'è stata qualche notte che facevi fatica a dormire? Perché le cose che hai messo in pista non sono noccioline, insomma, sono cose da far tremare un po' le gambe, ecco. Come emozionalmente, come è andata? Guarda Maurizio, allora, intanto bisognerebbe sentire anche la versione di mia moglie, che è più razionale di me, che sicuramente ti risponderebbe di sì. No, anch'io ti dico, sono stati anni veramente molto, molto, molto difficili, in cui ma soprattutto per il tema della ripartenza post-pandemica, più che perché nessuno aveva, come dire, la certezza che poi il mercato sarebbe ripartito come prima o più di prima. Non potevamo saperlo, no? Se vi ricorderete tutti quelle foto che giravano con gli aerei, addirittura con i posti sfalzati, tutti Come chiusi, no? perché sembrava che non avremmo più avuto nessun tipo di contatto fisico con nessuna persona nel mondo. Cioè, avrebbe cambiato completamente. Questa roba avrebbe cambiato completamente lo scenario nel quale ci muovevamo. Noi abbiamo avuto un po', appunto, dicevo, la pazzia, ma credo che faccia parte un po' del DNA dell'imprenditore la propensione al rischio, no? Certo. Se non si è propensi a rischiare, è difficile fare impresa e farla soprattutto oltre un certo livello. Quando hai 50, 100, 150 persone a cui, come dire, devi garantire una quotidianità, diventa una responsabilità non Certo, banale quella di poter. certo, Quindi ti dico che il mio primo pensiero durante la pandemia è stato rivolto ai dipendenti. Io ero veramente preoccupato di come avremmo potuto garantire loro un futuro sereno. Fortunatamente poi lo Stato è venuto incontro, cioè c'è stato, però ti posso garantire che quando all'inizio hanno bloccato come si chiama, gli accessi, le barriere, le frontiere, e noi eravamo sostanzialmente l'unico settore che non continuava a lavorare, quello è stato il momento in assoluto più difficile, perché lì veramente mi è mancata, come dire, la terra sotto i piedi, perché non sapevo cosa avremmo fatto. Dopodiché, devo dire, ne parlavo anche con un cliente americano proprio in quei giorni lì, nel momento in cui hanno chiuso tutto, paradossalmente è stato più facile, se vuoi, perché in quel Ah, momento eravamo al immagino. comune mezzo gaudio, non era più il problema della singola azienda che produceva Sì. servizi turistici, ma era il problema di un sistema nazione, quindi a quel punto qualcuno sarebbe dovuto a entrare ad aiutarci, no? Però sì. Ecco, allora, dette queste cose, siccome ci stiamo anche avvicinando all'orario, dunque noi pensavamo, magari sforeremo un attimo di arrivare, lo dico per tutti i presenti, tra l'altro molto numerosi e ringrazio. Alle 18:45, 50, terminare un po' tutto il nostro presentazione e ragionamento e poi lasciare spazio a qualche domanda. Ecco, tra l'altro ci sono già alcune cose che sono state chieste, ma le prenderò in mano al termine di questa fase di presentazione. Ecco, allora, quello che è successo, che ci hai raccontato, che intanto con questo momento di capovolta in cui dalle stalle alle stelle, perché veramente la pandemia è stato un dramma per tutto il settore, in particolare turistico, e siamo arrivati a coprire un bel pezzo d'Italia. A questo punto, mi raccontavi qualche giorno fa, è nata l'idea di formare un'academy. E ecco il motivo per cui è presente con noi anche Simone Tani, e ti chiederei se puoi presentare due parole, diciamo Simone, il ruolo che gli avete dato. E lui ci racconterà perché, eccetera, eccetera, e cosa si sta facendo.
Sì, la collaborazione con Simone è una di quelle cose di cui noi ci vantiamo in maniera particolare, perché Simone è un professionista con un curriculum straordinario, penso abbia anche traccia digitale, quindi chi vuole può andare a verificare, ma è persona che poi parlerà lui stesso di sé, ci conosce da tanti anni, da quando diciamo, noi siamo partiti. Lo abbiamo identificato. E abbiamo chiesto la sua collaborazione perché appunto l'idea nasce da una necessità, un'esigenza, cioè nel nostro settore il professionismo in molti casi è un po' un'utopia, no? È un motivo per cui noi ci siamo, come dire, trovati bene, Maurizio, da subito, perché sposiamo, capiamo che sul mercato per fare questo lavoro, che è un lavoro non di improvvisati, ma un lavoro che ha delle dinamiche e competenze molto, molto specifiche, ci vogliono professionisti, ci vuole formazione. Quindi nella nostra idea di avere la nostra Academy interna, perché arrivati a queste dimensioni, qui ci ponevamo questo tema appunto del reperimento del personale, anche dall'inizio dell'anno abbiamo assunto 60 persone, cioè quindi abbiamo veramente un livello di assunzione costante e un ufficio di risorse umane che di questo si occupa, ma non basta. Confrontandosi con Simone, persona illuminata e professionista a tutto campo, ci è venuta in mente appunto la possibilità di creare un nostro progetto formativo all'interno del gruppo. E quindi gli abbiamo chiesto se gli fosse interessato, diciamo, darci una mano ed eccoci qua, gli passo la parola con tutta la mia stima. Ecco, ti Grazie. interrompo solo un secondo prima di far parlare Simone. Siccome molte persone chiedono un contatto con la vostra realtà, ecco, non so, Luca, se vuoi mettere nella chat un indirizzo mail, un telefono, ma vedi tu, perché ho visto che tante persone hanno chiesto appunto un riferimento per entrare in contatto con la realtà di Towns of Italy e quindi la parola a Simone Tani. Grazie Maurizio per aver organizzato questo momento e grazie a Luca per questo crescendo di complimenti. Ora, se io dovessi introdurre io un'ora non saprei che parole usare perché siamo sempre andati crescendo. Ma il tema che avete discusso fino ad ora è veramente di grandissimo interesse perché anch'io sono sempre rimasto, avendo, come diceva bene Luca prima, visto negli anni crescere l'esperienza di Towns of Italy, mi sono veramente appassionato a questo tema. Io, fra l'altro, collaboro con uno dei migliori professori italiani di management che si occupa di scalabilità delle imprese e tante volte abbiamo discusso se le imprese turistiche abbiano gli stessi modelli di scalabilità di imprese di altri settori industriali. E devo dire che secondo noi il mondo del turismo e poi il turismo extraalberghiero in particolare, ha delle sue specificità che non sono assimilabili a altre industrie, specialmente altre industrie dei mercati basati sulla conoscenza. E quindi abbiamo cominciato a riflettere insieme a Luca, un po' alla volta, su quelli che potevano essere degli elementi importanti che potessero servire che potessero essere veramente le basi di questa Academy. Cioè, abbiamo lasciato da parte la dimensione più, diciamo, magari più organizzativa, cioè non ci siamo preoccupati di diventare, che so, un'agenzia formativa, perché questo ci avrebbe portato la testa molto sulla parte amministrativa burocratica, che non è il nostro target né ora e forse nemmeno mai. Ci è interessato sin dall'inizio andare a studiare nella sostanza quelli che sono le conoscenze, le competenze che sono oggi necessarie per entrare in un mondo turistico, entrare in particolare nel mondo turistico extraalberghiero, e poi entrare nel mondo turistico extraalberghiero dell'experience, quindi andando in queste matriosche ad analizzare un segmento molto specifico dove c'è esigenza di professionalizzazione. Veramente stamattina parlavamo con l'ufficio marketing dell'azienda per cominciare a chiedergli di riflettere su come promuovere questa Academy e siamo partiti raccontandogli perché nasce un progetto di questo genere. Questo è come nel famoso libro di Simon Sinek, di partire sempre dal perché delle cose. Noi tante volte partiamo dal come, partiamo da che cosa fare e sono metodi sbagliati. Il metodo giusto per affrontare un argomento è domandarsi perché lo facciamo. Poi, quando abbiamo deciso perché lo facciamo, decideremo anche
come lo facciamo e con quali strumenti, ma sono su domande successive. Lo dico perché quasi mai si parte dal perché, di solito si parte sempre da cosa fare e non da perché lo facciamo. Perché facciamo questa Academy? Perché intanto c'è questa necessità di professionalizzazione di questo settore. Questo è un fatto oggettivo ed è veramente questo caratterizza anche più l'Italia di altri posti del mondo. Io ho un background molto anglosassone, ho vissuto diversi anni in America. È proprio una caratteristica italiana, l'estrema frammentazione e la necessità di costruire dei percorsi. Però abbiamo anche visto un mercato della formazione molto polarizzato fra, diciamo, esperienze legate a una formazione professionale spesso, diciamo, organizzata dagli enti locali, dalle regioni, che magari non aveva la qualità necessaria, a un estremo, e all'altro estremo il nascere di esperienze formative molto costose legate a un mercato del lavoro che in Italia nel turismo non esiste, perché non puoi far pagare una scuola 30.000 dollari o 30.000 euro per anni e anni, e poi non esistono i mestieri che ti permettono poi dopo di rientrare di quegli investimenti. Infatti sono un altro estremo. Ecco, nel mezzo noi riteniamo che ci sia un terreno importante dove è importante lavorare sulla professionalizzazione, è importante lavorare per questa azienda anche su un lavoro di posizionamento, di give back, come si dice oggi, quindi diremo di corporate social responsibility. Quindi è un'azienda che cresce, diciamo, lavorando con i territori, poi restituisce anche qualcosa ai territori, restituisce in termini di assunzione di persone, ma prima dell'assunzione anche di formazione delle persone. E quindi l'obiettivo della scuola non è soltanto un'accademia aziendale intesa per i dipendenti dell'azienda. Ci sono aziende, dove io ho lavorato in alcune multinazionali, le accademie aziendali erano solamente pensate per i dipendenti dell'azienda. Nel caso nostro è sia rivolta ai dipendenti dell'azienda, sia rivolta ai soggetti che sono interessati a fare un pezzo di strada formativa insieme a noi. Quasi mai faremo programmi formativi da soli. A noi interessa, diciamo, ibridarsi, contaminarsi, integrarsi con coloro che riteniamo i soggetti migliori in questi ambiti a livello nazionale, per poter promuovere dei programmi insieme, in cui veramente la qualità che emerge permette di supportare gli allievi di questi percorsi nel fare quello che magari non necessariamente quello che ha fatto Luca 20 anni fa, perché non è che abbiamo un modello specifico da proporre, ma comunque di diventare più consapevoli, più formati, di lavorare sulla dimensione. Anche mi è piaciuto, te più volte hai parlato delle emozioni. Oggi è molto importante in questo lavoro avere presente l'importanza della dimensione emozionale, della dimensione quindi della competenza hard e della competenza soft integrate, in modo tale da creare dei professionisti che, per esempio, abbiano la resilienza di rialzarsi in piedi in un momento di difficoltà. Quindi e questa è una cosa che non è una caratteristica tanto, diciamo, della cultura, ma è una caratteristica della personalità, come sotto. Quindi è un progetto molto articolato. Immaginiamo di lavorare sia con gli ITS, quindi con i soggetti che fanno formazione parauniversitaria in giro per l'Italia, ma sia anche con i soggetti e le agenzie che ci possono permettere di lavorare insieme per fare dei programmi anche più brevi, che sono ovviamente dagli accompagnatori turistici a chi guida a chi guida i mezzi, magari anche a programmi che integrano competenze diverse in una visione multidisciplinare, perché più è grande l'azienda e più il lavoro è specializzato, ma se l'azienda è più piccola è necessario avere una serie di competenze integrate nella stessa persona, e quindi può darsi che l'accompagnatore turistico sia anche quello che guida i mezzi e che ha bisogno della patente per guidare certi mezzi, e poi contemporaneamente magari sapere avere anche una competenza e una conoscenza del territorio. Quindi, da un certo punto di vista, quello che noi immaginiamo è di immaginare dei programmi integrati in cui il professionista possa formarsi in maniera tonda, in maniera integrata, per poter dare delle risposte che siano delle risposte integrali alle esigenze di un turismo che cambia. Oh, Simone, grazie, sei stato molto conciso, molto sintetico, ma molto anche profondo, e ti ringrazio molto per la levatura con cui ci hai raccontato il quadro, diciamo, complessivo delle attività che state facendo.
Dunque, stiamo arrivando verso la conclusione di questa nostra chiacchierata che vedo che molti scrivono e ringraziano come si dice, per la brillantezza, per la passione che avete dimostrato e che io condivido, e per questo anche che siamo diventati un po' amici, perché senza la passione il lavoro diventa triste e si pensa solo ai soldi, eccetera. È chiaro che bisogna pensare anche ai soldi, ma prima la passione, un microsecondo dopo anche gli aspetti economici. Se invece uno inverte diventa un po' complicato. Allora, ho due domande da fare a Luca, eventualmente anche a Simone, poi vedete voi. Allora, beh, intanto la domanda è: abbiamo parlato di ieri, cioè di ieri vuol dire quando abbiamo cominciato l'evoluzione, abbiamo parlato di oggi, dove siete. Io vorrei provare a sentire, è chiaro che il futuro è sempre è complicato da prevedere, ma c'è stato un sogno all'inizio, un sogno nel 2020, probabile che fra un po' arriverà un altro sogno che vi proietterà per altri 2, 3, 4 anni. Quindi, chiedo a Luca, ma poi decidi tu, Luca, se anche coinvolgere Simone. Ecco, qual è il sogno che ancora non c'è? Dice: ma io se potessi schioccare le dita vorrei arrivare lì. E poi una seconda domanda, che forse hai già risposto, ma vorrei una risposta, diciamo proprio una pillola: qual è la leva personale che tu ritieni ti abbia aiutato, tu e il tuo staff, ad avere successo? Perché questo successo non è comune, cioè, a mio avviso, è rarissimo nel turismo trovare un successo di questo tipo. Per cui penso che, al di là di quello che è avvenuto, della passione, sia interessante capire qual è la risorsa personale. Certo, l'imprenditore rischia, tutte queste cose le sappiamo, ma prova a dire qual è l'ingrediente. Qualche volta anche un po' di fortuna, ma beh, però la fortuna aiuta gli audaci. Ecco, qual è l'ingrediente? Quindi, riassumendo, un piccolo overview sul futuro medio-lungo e la pillola da dare ai nostri partecipanti per condividere il segreto, se c'è, di un successo clamoroso. Guarda, ti ringrazio per le parole e per queste domande interessanti. Ringrazio anche Simone che, come hai visto, è una persona veramente straordinaria, ci sta dando una mano favolosa nello sviluppo della formazione. Rispondo qui, mi lego alla tua seconda domanda. La formazione è la chiave di volta su tutto. Personalmente, io sono un grande fautore nel continuous studies, no? Cioè dell'idea di non smettere mai di imparare, di confrontarsi e di vedere. Io studio sempre, spesso anche la notte, spesso quando riesco, un po' come quando facevo l'università. Il nostro settore è un settore dove ci vuole professionalità. Ovviamente passione, perché altrimenti non lo si fa, ma ci vuole preparazione anche tecnica e accademica. Io lo credo profondamente, soprattutto se vuoi, come dire, scalare e cercare di arrivare a una certa dimensione diversa. Per cui il progetto formativo che noi stiamo facendo nasce proprio da questa esigenza. Io devo due cose a mio padre che non c'è più, che sono le due più grandi passioni che ho nella vita. Nella sfera, diciamo, un pochino più professionale. Uno è la passione per l'hospitality, perché mio padre da piccolo mi portava negli alberghi e io lì mi sono innamorato di questo mondo straordinario dell'accoglienza. E l'altro è la passione per la formazione, perché mio padre era un professore, quindi faceva formazione. E quindi questi due sono i miei cardini, passione e formazione, su cui mi sono basato e credo che siano quelli che poi fanno continuare a crescere un pochino tutti. Noi facciamo tantissimi corsi di formazione in azienda, sia per i dipendenti che per i manager, che per i direttori di reparto. Abbiamo fatto la settimana scorsa un corso per i top manager di time management, di gestione delle emozioni, di leadership. Abbiamo pianificato dei corsi di project management, di process management, di tutta una serie di elementi che si danno per scontato, ma quando inizi a vedere che ci sono delle tecniche e inizi a impararle, cambia completamente la prospettiva. Per questo che penso che la formazione sia l'elemento assolutamente che distingue l'improvvisato da il professionista.
Per quanto riguarda il tema dell'espansione dei prossimi anni, allora il sogno è un sogno di continuare a crescere, cioè nessun imprenditore come dire, a un certo punto, magari si ferma, fa scelte diverse, però avendo creato un'azienda la vuole continuamente vedere crescere, un po' come se fosse un figlio, no? Questa cosa si ritrova spesso. Grazie alla presenza dei fondi di investimento abbiamo un piano industriale piuttosto ambizioso che prevede nei prossimi anni di continuare a crescere organicamente sui territori, quindi aprire nuove sedi in altri territori d'Italia. Adesso stiamo sviluppando Pompei, abbiamo già aperto, svilupperemo Napoli il prossimo anno, poi stiamo pensando alla Puglia ed altre destinazioni ancora, quindi non fermarci a crescere organicamente e tramite acquisizione di piccoli operatori locali. Quindi se esistono degli operatori locali che sono interessati, come dire, a entrare a far parte di un network, ma più che un network, di un'azienda, e trovare una propria realizzazione all'interno di un'azienda più grande, che magari abbia una forza diversa di mercato, un'organizzazione diversa, delle garanzie diverse, anche per affrontare eventuali momenti di difficoltà come ce ne sono stati. È il caso che comunque si stia cercando vi. E quindi questo, come dire, è un invito anche a qualcuno che volesse far parte di Per cui questo. ti E insieme ringrazio, a mi sembra che questo. hai dipinto, come dire, un futuro che è anche abbastanza vicino. Intanto, siccome stiamo arrivando alla chiusura, è importante rispettare il timing, magari sforiamo di qualche minuto, ma non di più, invito chi avesse delle domande di scriverle nella chat, perché voglio fare un'ultima cattivissima domanda a Luca, una provocazione. Allora, io quello che ho capito, spero di aver capito, è che certamente coraggio, certamente appunto l'imprenditoria ha bisogno di buttare il cuore oltre l'ostacolo, superare gli ostacoli che quasi quasi, non dico che non te ne accorgi, ma come dire, la forza, l'impeto, la passione aiuta a superare anche cose difficili. Detto questo, Towns of Italy nasce da Florence Town e tutto da quello che hai appena detto si sviluppa tramite passione e metodo, perché la formazione porta a consolidare metodologia aziendale, un linguaggio aziendale, una visione comune sul mercato e questo dà forza non solo a Luca Perfetto che ce l'ha e ce l'aveva all'inizio, ma tutto il sistema spinge. Quindi la domanda diventa, ma caro Luca, vedremo mai Towns of Europe? Questa è l'ennesima bella domanda, Maurizio. Non è escluso, non è escluso. Non è, ora non è nei nostri piani di breve periodo. Ci Ecco. dobbiamo prima consolidare sull'Italia e sicuramente diventare un player di riferimento. Oggi i numeri ci dicono che a livello di incoming siamo tra i primi 5 operatori in Italia. Vogliamo diventare più grande, siamo già il più grande dal punto di vista della lente del turismo esperienziale. E l'altra espansione che noi faremo sarà quella di raggiungere i mercati direttamente, quindi stiamo pianificando un'apertura di uffici nei mercati di sbocco, di riferimento, quindi direttamente negli Stati Uniti, in Sud America. A quel punto, se saremo sufficientemente grandi e il modello funzionerà, non è escluso che si possa replicare un format anche in Europa. Il nome è quanto mai azzeccato, Ecco, insomma. sì, diciamo, mi è venuto spontaneo perché anche io vengo da esperienze molto diverse dal turismo, dove questa scalabilità era parte del sistema. Per cui una volta che uno ha metodo, formazione e, come dire, una metodologia che può replicare, è questione di aspettare che le cose evolvano, ma appunto il rolling out, poi sai, da Towns of Italy, Towns of Europe, Times of World. Come disse quell'altro, un giorno il mondo sarà tuo. Ecco, allora io intanto comincio a ringraziare tantissimo Luca e Simone, non solo per quello che ci hanno detto, ma per come ce le hanno detto, perché io sento vibrare la stessa passione, la stessa motivazione che anche noi di Altes nel nostro piccolo, perché siamo una realtà microscopica rispetto a quanto abbiamo sentito, ma in tutte le nostre attività in Italia cerchiamo anche noi di vivere questa, diciamo, amore per l'Italia, questa passione che oggi abbiamo potuto rivivere da un'azienda e da una persona, Luca e una persona Simone, protagonisti del territorio italiano, quindi richiamiamo anche il nostro format protagonisti e territori. Allora, vedo che qualcuno dice: ma il Molise potrebbe rientrare? Ci sono domande, diciamo, o professionali, vorrei parlare con lei. Ecco, Luca vi ha dato tre
indirizzi, quindi uno diciamo generale info Towns of Italy, uno per chi volesse provare a candidarsi HR Towns of Italy e un terzo dice ma io ho dei prodotti nel Molise meravigliosi, scrive a product e così diciamo velocizziamo. Poi da cosa nasce la cosa e vi sentirete. Allora, domande non ne vedo. E quindi diciamo che possiamo ecco, chiudere perché siamo le 7:01 e quindi abbiamo realizzato il sogno di essere puntuali in un'ora come avevamo sognato. Ecco, io devo veramente ringraziare Luca per questo momento che a mio avviso è stato appunto, come scrive qualcuno, molto stimolante e molto vero anche, molto autentico. Ringrazio Simone per la sua professionalità, avete sentito anche che profondità di pensiero. E non so, Luca, vuoi dire l'ultima frase? Anche Simone, l'ultima frase e poi ci salutiamo. Penso di aver già parlato abbastanza. Noi siamo a disposizione, contattatemi pure attraverso gli indirizzi dati, fate pure riferimento a questo webinar e magari insomma ci entreremo direttamente anche in contatto. Questo è un paese di grandi opportunità, di grande cultura. Per chi ha la passione della propria cultura e dell'ospitalità, ci sono praterie che non devono essere necessariamente le nostre, ci sono praterie per tutti, i numeri di turisti che arrivano e che arriveranno saranno tantissimi e sempre in crescita nei prossimi anni. L'importante è fare le cose con testa, con rispetto sia dei territori che del turista e con professionalità. Ed è per questo che io credo molto anche nel progetto di Artes che ringrazio, ringrazio Maurizio per questo invito, mi ha fatto veramente tanto, tanto piacere, sono contento. Che sia piaciuto, insomma. Grazie, grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Luca, una parola da Simone e poi io chiudo, diciamo, la nostra avventura di oggi. No, scherzando, diceva Luca che bisogna fare i progetti con testa, infatti ci siamo visti stasera perché giustamente, ma penso che quello che emerge da una chiacchierata come abbiamo fatto stasera è che veramente si tratta di, in questo business, per avere successo, è come essere un grande cuoco, bisogna mettere insieme degli ingredienti diversi, non esagerare, non tutti devono fare un prodotto industriale, però la lezione di Towns of Italy, che ha nell'industrializzazione del prodotto esperienziale un elemento di eccellenza, è comunque interessante anche se rimanesse a un livello non industriale, perché dà proprio questa idea di questa chimica che va costruita, di questo equilibrio che va costruito fra tanti ingredienti e sicuramente la formazione e la professionalizzazione sono quelle competenze che sono necessarie per costruire questo tipo di prodotto. E penso che soggetti come il vostro, come Towns of Italy, servono proprio a indicare delle linee di sviluppo per tante persone che sono interessate. Allora, grazie Simone per le tue parole. Io dunque chiudo questo nostro webinar di oggi, che penso che rimarrà un po' nella storia, perché non sempre sentiamo un racconto dai protagonisti. Questa è una storia, è una splendida storia, e oggi diventa un po' la storia di tutti noi, l'abbiamo ascoltata, e chissà che anche altre realtà la possono replicare. Approfitto dell'occasione per dirvi che si conclude domani, penso, il nostro 72esimo, mi pare, corso per operatori di turismo esperienziale. Ne faremo uno anche a luglio, poi sarà pubblicata la data. E per chi è pugliese, informo che ci saranno due corsi, uno a Bari e uno a Lecce, insieme con due enti di formazione, finanziati dal Ministero della Coesione che sta man mano finanziando 400, la formazione professionale di 400 operatori per il turismo esperienziale. Per cui chi fosse interessato a questi due corsi della Puglia, sono 18 presenze gratuite, perché sono pagate dallo Stato, per diventare operatore di turismo esperienziale, quindi poi potersi iscrivere all'associazione Assotest, eccetera. Quindi 18 saranno nel Barese e circondario, e 18 a Lecce e dintorni. Quindi avete interesse a queste cose, ci scrivete, noi appena usciranno diciamo le selezioni vi faremo sapere. Ecco, altre cose ve le racconteremo in altri momenti. Io quello che vedo è che
il pubblico sta finanziando con tantissimi soldi il turismo. Quello che è importante è che questi danari vengano usati bene, come dire, che in Italia non sempre vanno a finire nel posto giusto, ma intendo dire che siano un investimento e non una spesa. Quindi che formazione nei territori, ci sono progetti veramente col PNRR in tutta Italia e altri, in particolare nel sud Italia, dove il turismo può diventare veramente l'occasione per aumentare i posti di lavoro in Italia e offrire un lavoro anche che è bello, perché io lavoro ormai da 10 anni nel settore turistico, prima facevo altro e devo dire che è un bel mercato, cioè è bello lavorare in questo settore. Per cui, piuttosto che stare in una catena di aziendale o fare il manager bastonato dai dirigenti, lavorare nel turismo forse piace di più. Per cui speriamo che aumentino le occasioni per lo sviluppo del territorio. Detto questo, vedo che anche, allora, domanda, ci saranno corsi anche in Sicilia? Dunque, non è stato ancora pubblicato il progetto del ministero. Diciamo che quando si passa col pubblico le cose avvengono, ma molto lentamente, e stiamo aspettando. Per cui, Titti, stai connessa con noi, perché appena il bando sarà pubblicato e vediamo appunto se daranno in carico a noi la formazione, faremo sapere e pubblicheremo questa cosa anche in Calabria, anche in Basilicata, no, Piemonte no, perché questa cosa è legata esclusivamente al Sud Italia. Quindi Puglia è andata, in Campania abbiamo già terminato, 84 persone abbiamo formato, appunto deve partire quindi operativamente la Puglia, come vi ho appena detto, la Basilicata dovrebbe essere approvata tra poco, Molise mi sembra che sia andato, che si sia perso, e Sardegna non hanno partecipato, mi spiace ma non ci sono state, la Calabria siamo qui che aspettiamo. Ecco, quindi diciamo Calabria, Sicilia, Basilicata dovrebbero essere le tre che ancora non sono uscite e vi faremo sapere. Quindi, dunque, il canale YouTube di Artes lo trovate accedendo tramite il sito www.progettoartes.it. Lì trovate la possibilità di iscrivervi e sentire i vari. Tutti i vari webinar, academy, eccetera, che vi portano poi al canale YouTube. Ecco, a questo punto io saluto tutti voi e sono rimasto colpito perché la partecipazione è stata superiore a quanto avevo pensato. Ringrazio ancora tantissimo Luca e Simone, in attesa di ritrovarci per Towns of Europe. Ecco, magari fra un paio d'anni vediamo un po'. Grazie mille, allora arrivederci a tutti, buona serata e grazie ancora per l'attenzione, per la simpatia e per la passione. Adesso io interrompo la registrazione e poi chiuderò ringraziando ancora tutti quanti.